Salve fratelli d'Italia, sono Mario e oggi vi mostrerò come costruire con materiali facilmente reperibili ovunque un giradischi funzionante. Come, cioè, non è che è un superlativo, un giradischi vero e proprio. Tante volte si vede gente che scrive stronzate su internet. Comunque, andiamo direttamente al. Scusate, la mia telecamera fa il PC. Ok. Andiamo direttamente al sodo. Per costruire il giradischi, ok, principalmente è costruito da tre parti. Il giradischi a seme, il meccanismo che gira il disco, idealmente a 33 giri. Io sono riuscito, per caso, per fortuna, a raggiungere praticamente l'esatto numero di giri, 33 giri al minuto. E poi vi serve un lettore e un amplificatore. Il lettore e l'amplificatore sono questi. Questo è uno spillo. E questo è un cartoccio di carta di computer, tutto quanto ben fissato insieme con del nastro adesivo. Questo è tutto quello che vi serve. Ora, prima di tutto, vediamo com'è costituito questo apparato. È semplicemente il cartoccio di carta, un cartoccio di carta di computer per la stampante, ben chiuso con numerosi pezzi di scotch, altrimenti risuonerebbe in modo strano. Ho preferito farlo in quel modo. Il mio computer rompe le parti di nuovo. E poi semplicemente ho preso uno spillo, vedete la cocchia dello spillo verde di giù, l'ho lanciato dentro, l'ho spinto e l'ho fatto uscire dall'altra parte, ci ho messo lo scotch, fatto. Questo funziona perché le vibrazioni dal canale del disco vengono trasmesse dallo spillo alla testa dello spillo e dalla testa dello spillo vanno alla carta, non dallo spillo alla carta, quindi vi consiglio di usare uno spillo e non un ago. Potete anche usare un ago, ma dovete assicurarvi che lo scotch è messo molto stretto intorno, perché lo scotch è di plastica, un po' gommoso, un po' elastico, quindi non trasmetterà le vibrazioni bene quanto la capocchia dello spillo contro la carta. E poi qui viene la parte più difficile, l'apparato a sé per girare il disco. Questo qui che state vedendo in questo video ora l'ho costruito con un lettore CD che leggeva 5 CD alla volta, cioè c'era un piatto grande, ci mettevano 5 CD e poi il sistema girava il piatto, leggeva un CD. Una volta finito, lo rimetto a posto, girava il piatto, un altro CD. E così per i 5 CD. Ah! Ok, il mio computer continua a rompere. Tutto quello che ho fatto è ho smontato il meccanismo che girava questi 5 CD intorno, quindi vedete qui c'è il motore, qui sotto si vede la trasmissione, ecco qui c'è il motore, qua c'è un elastico che trasmette a questo albero qui, e poi qui c'è una vite che fa girare un ingranaggio sotto a questo pezzo di plastica qui, nera. Ora, questo non vi serve costruirlo, potete facilmente, poi sopra a questo ho semplicemente incollato un pezzo di cartone corrugato, vedete, semplicissimo, tagliato rotondo, ci ho messo un perno al centro, in questa casa non è neanche un pezzo di legno, è soltanto un pezzo di cartone arrotolato incollato, e tutto qui. Poi basta che prendo, questo è l'equivalente di una batteria da 9 volt, quelle rettangolari piccole. Solo che è attaccata alla corrente, così non devo mettermi a comprare batterie, però il risultato è questo. Ora avete sentito che il rumore non è dei più apprezzabili, ma sì, funziona. Ora non vi serve necessariamente il giradischi, sì. Potete semplicemente prendere un pezzo di cartone, non necessariamente la carta rotonda, un pezzo di cartone più grosso del disco. Questo è un 33 giri, potete usare qualunque tipo di disco, e semplicemente metterti, incollarci un perno al centro e girarlo a mano. In questo momento il disco sta girando sul perno al centro, il sistema sotto è fermo, come vedete. Vedete, quando gira ha questa apparenza. Vedete la differenza? Invece in questo caso sta girando soltanto il disco. Potete avere due persone, una che gira il disco in maniera stabile, magari con un cronometro, che avete 33 giri,
È un'altra persona che lo legge, o perché non ci vuole veramente poco, ci vuole veramente poca forza a girarla e leggerlo. È un strumento molto delicato. Ora iniziamo quindi. Ti metto bene il disco fisso. Ora, tutto quello che bisogna fare è far girare il disco, prendere il cono e metterlo sopra. Ora mi faccio sentire meglio prendendo il microfono. E lo terrò tra le dita mentre leggo il cartone e sentite la musica che ne viene. Ora sentirete delle cornamuse probabilmente, perché questo qui è un disco di musica scozzese. Scusate, ma riesco a essere molto stabile, ho ancora un po' di minuti. Cercherò di prendere una buona traccia. Ed è tutto qui, diciamo. Microfono a posto. Ora, questo non è un... Potete facilmente creare un sistema effettivamente musichevole con questo apparato, con questo tipo, basato su questo tipo di apparato. Dovete però creare un braccio che possa mantenere questo in posizione sul disco e che sia... deve essere il braccio, il cono in teoria deve essere senza peso, quindi se questo fosse, se il mio braccio fosse il braccio meccanico, dovresti riuscire a dargli un tocchettino e quello dovrebbe muoversi su e giù molto molto sensibilmente, perché deve riuscire a stare dietro la traccia del disco. Ci sono tanti altri video su internet su come fare questa cosa, però non ho trovato pochi in italiano, quindi ho pensato di farne uno. Questo quindi è solo un apparato per molto semplice, solo per testare cose. Probabilmente riuscirete a trovare un disco, un 33 giri, un 45, un 72, da qualche parte. Se non ci riuscite, non lo so, io ne ho trovata una pila di questi a un mercatino qui in Canada, costavano un quarto di dollaro l'uno, perché se ne volevano sbarazzare. Comunque, e quindi mi è venuta l'idea di fare questo. Grazie per l'ascolto. Ma scrivete, se avete qualunque domanda, qualunque problema, scrivetelo nei commenti sotto, e se è una buona domanda risponderò nei commenti e poi metterò una risposta nel video, in modo che i vostri possano usufruirne. Grazie mille, continuate a seguire il mio canale.